l'antico maestro Tony Formichella ci sta riassumendo alcuni principi fondamentali per l'improvvisazione. Allora, intanto ci ha detto di potenziare il suono con le note lunghe, insomma di cominciare a controllare lo strumento facendo le note lunghe e imparare le posizioni sullo strumento per le scale, dopodiché sugli accordi cominciare anche a suonare gli accordi in verticale, gli arpeggi degli accordi, per padroneggiare, diciamo, le note che formano ogni singolo accordo. Lui faceva l'esempio della sequenza secondo, quinto, primo. E poi un'altra perla di saggezza di Tony è stata quella che stava dicendo ora, di suonare melodie che ci piacciono già. Cioè diciamo lo studente, quello che inizia l'improvvisazione, deve suonare delle melodie che già gli piacciono, cioè si deve praticare. Perché tu cominci a suonare uno strumento? Te lo chiedi a te, o può essere pure non cosciente. Un'altra azione, a me piaceva, se sono finito di Carlo. Sì. Perché mi piacevano i pezzi a Santrovella. Sì. Il primo pezzo che ho imparato è stato fare Tiger Twist. Tiger Twist. Come fa? Quindi suonare questa melodia che ti piaceva già ti dava un piacere, quindi ti motivava. Quello che tu hai memorizzato lo riesci a trasmetterlo, a realizzarlo in realtà. Certo, perché lo suoni realisticamente sullo strumento, esatto. lo metti in pratica. Tutte le melodie che senti, che ti piacciono, fai. Poi man mano che fai queste, ti piacciono altri temi che sono più complessi e che esigono pratica ulteriore. Sì. Per improvvisi, cioè. Questa è una pausa effetto, non vi preoccupate, poi sta pensando. Vicino alla melodia. Sì, quindi diciamo partire comunque da una melodia ben assimilata, ben conosciuta. Sì. E poi magari iniziare a fare piccole variazioni. Piccole variazioni, vero? Yeah. L'improvvisazione è composizione in tempo reale. Certo. Ricomposizione. Allora, un altro, diciamo, aspetto, che forse non so se è mai trattato nella didattica, è l'aspetto emozionale. Cioè un improvvisatore nell'accezione più alta riesce a trasmettere tante cose ai suoi ascoltatori, e quindi quale pensi che sia, Tony, l'atteggiamento a livello emotivo di uno che si accinge a fare un'improvvisazione? L'improvvisazione è composizione in tempo reale. Però diciamo, tu vuoi trasmettere le tue emozioni agli ascoltatori. Tu suoni per te, suoni, la musica si sente, quindi quello che fai viene sentito. Se è compreso, portato con sé, suoni quello che ti piace. Certo. Credi che l'improvvisatore debba predisporsi a comunicare agli altri, o è una cosa che viene in automatico? Io penso che venga in automatico, e tutti e due i modi. Questa è una domanda che io ti faccio a te, ma insomma è una cosa che io guardo su me stesso, cioè il fatto della spontaneità. Per me è molto importante, nel momento che suono, cercare di essere più spontaneo possibile, cioè di non fingere, di non filtrare niente. Sì, tu quando suoni, per esempio, dare il tempo, la velocità, dai un tempo, 1, 2, 3, 4, vai a cominciare, magari è leggermente più veloce o leggermente più lento. E quindi non sempre è determinato da una cosa razionale. Tu magari vuoi, questo pezzo non lo voglio sbagliare, lo voglio fare bene. Convinto di questo, però vai a suonarlo e non lo fai come l'hai pensato. Ok. Succede? Sì, certo. E insistendo, ripetendo, vedi quante scale ci siamo fatti, arpeggi, e quando dietro tu ancora continui. Io per me devo dire quante ne faremo.
Sì, ok, quindi tu dici è come una cosa per tentativi che pian piano si aggiusta, cioè uno ripetendo una cosa riesce ad avere un risultato che si avvicina di più. Come sono, l'hai provato e riprovato? Sì, sì, certo, ma anche cioè io ancora adesso prendo lezioni, sto prendendo lezioni di clarinetto proprio perché per evitare che il giudizio sia solo quello mio, ma sentire un'altra valutazione di qualcuno. Sì, ma il clarinetto in genere non lo usano per il giudizio, in genere, perché all'inizio del 1900 con Benny Goodman, insomma ci sono stati clarinettisti anche prima di Benny Goodman. Sì. No, ma nel mio caso, diciamo, avendo io sempre perplessità sulla mia sonorità di sax, ho pensato di lavorare sulla sonorità del clarinetto per poi magari aumentare la consapevolezza del suono e per poi magari riuscire ad avere più consapevolezza pure del suono del sax. Il timbro, quando tu suoni la tastiera, è politimbrica. Sì. La tastiera, cioè sax, polifonica. È polifonica. Cioè più note contemporaneamente. Su una tastiera, su un organo, su un pianoforte. Puoi utilizzare timbri diversi sulla tastiera. Anche timbri, certo. Un timbro diverso ti porta a un certo tipo di fraseggio. Certo, 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 certo. La tromba ha una sua estetica. Sì, ha un certo tipo di impatto, di sì, stile, di suggestione. Sì, diverso da un sax. Certo, 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 certo. Così pure il clarinetto, cioè, anche se il clarinetto non è molto usato. Certo, sì, nella musica più moderna no, però sai, essendo uno strumento che c'ha tanta storia dietro, il clarinetto è uno strumento più antico del sax, quindi è stato molto usato nella musica classica, Mozart ha scritto molto per il clarinetto, quindi comunque ti stai confrontando con uno strumento che c'ha un linguaggio molto, molto determinato. Poi tu lo puoi suonare come ti pare, però se vuoi sentire degli esempi, ci sono degli esempi molto, molto autorevoli. In realtà noi abbiamo degli esempi molto autorevoli pure sul sassofono, perché se tu ascolti Sonny Rollins non è che puoi dire che non si capisce come suona, cioè c'è un modo di suonare molto definito, molto, un'identità molto forte. Ma questo vale pure per White Short, per Jam Senese, per te, cioè ognuno dopo tanti anni che suona, se ha le idee chiare, spinge verso la cosa che lui vuole dire. Sì. Tira fuori la sua anima. Certo, certo. In questo momento Tony sta, diciamo, propagandando una sua composizione. Vabbè Tony, quindi diciamo la ricerca di spontaneità è una cosa che nemmeno va ricercata, cioè quella ci deve essere, ci deve essere naturalmente. Note lunghe, suona melodie che ci piacciono. Sono delle caratteristiche psicoattitudinali per fare certe cose. Un pilota d'aeroplano non può aver paura di cadere nel vuoto, perché non potrebbe fare il pilota se ha paura del vuoto, non ce l'ha. Certo, certo. E questo è una caratteristica. Il sassofonista di che cosa non deve aver paura? No, pensavo che c'era qualche fobia che se ce l'hai non puoi suonare, capito? Se uno c'ha troppa paura di mettere note sbagliate non suona, però se suonando coglio può suonare lo stesso. Sì, per approssimazione. Quindi uno se lascia un po' andare e suona. Certo. Non deve essere sicuro al millimetro del brano. No, ci sono certi pezzi, almeno a me personalmente non mi tengono, tipo ok, questo è un pezzo che tu non hai mai studiato approfonditamente. No, infatti ripeto, come Laura, mi piace, però non sbaglio. Eh beh, perché ci sono, va detto per gli amici ascoltatori, che questi brani hanno un sacco di accordi, insomma un sacco, hanno degli accordi, la melodia è abbastanza, si sviluppa in varie direzioni, Tony che è un po' pigro, sono pezzi che non si è mai studiato tanto, quindi magari li padroneggia meno. No, beh, alcuni no. Se ti ricordi, certe volte ti telefonavo al taglio. Sì. E ti facevo sentire, mettevo la base. Sì. Facevo il telefono e ci chiamavo. E che mi suonavi? Siamo in pace. Ah, infatti questo è un altro aspetto inquietante, che Tony suona solo cose sue, quindi poi se tu gli dai i brani della storia, del jazz non se li impara,
Infatti stasera abbiamo suonato, che lo stimola. Infatti stasera che abbiamo suonato questo brano che sta su un disco di Roland Kirk, questo brano dal titolo impronunciabile Samba qua Manacue Meusi. E allora c'era un ragazzo che mi ha chiesto: ma perché Tony conosce sto pezzo? Dico: lo so io, lo so io che fatica ho fatto per farglielo imparare a memoria. Ma sono qualche anno che stai a suonare a memoria, e questo perché abbiamo iniziato leggendolo, poi a un certo punto l'hai letto parecchie volte e tu sei imparato a memoria. Questo dimostra che anche se c'hai solo la cellula jazz ormai, però ancora puoi imparare un sacco di cose. Sì, ma io non dico di no, solo da solo, ma non mi prende male. Ma no, no, vabbè, ma questo è un fatto, diciamo, alla veneranda età dei 69 anni, che è anche un numero sopra in coppa di Ferruccio Turco, e diciamo che Tony preferisce imparare i pezzi suonando con gli altri che stando da solo a casa, perché se sta solo a casa si mette coi piedi sul davanzale e si sente la musica sua, quindi se impara si continua a ripassare i brani suoi, ma non si impara quelli degli altri. Però se ci sto io che lo pungolo e lo ricatto, magari qualche brano nuovo si impara, pure sì, scritto da qualcuno. Sono riuscito pure a fargli suonare Maracanà di Irio. Insomma, per me sono dei piccoli successi questi. Sì, bello. Mi piaceva quando l'ho sentito a musichini. Con Salle, vabbè, e con Salle si va nell'iperspazio praticamente. Comandante Roger, siamo per quasi arrivati all'anello di Saturno. Qualche altro consiglio agli improvvisatori, Tony? Ai novelli improvvisatori? Io ve ne do uno, fatevi sempre i cazzi. No, scusa. No, non è vero, Come ha fatto Matteo? Yeah. Sta a quel livello, sì? Si porta dove c'è amici. Certo, suona e si coinvolge con gli altri e si fa. Suona. Tu sei passato, io sono passato, molti siamo passati. Da questa fase, certo. Questa fase, certo. Certo. Quindi diciamo un altro consiglio, suonate con gli altri, cercate delle situazioni che vi stimolino musicalmente. Suonate quello che vi piace, perché suonate? Perché suonate? Formichella la risposta. Io perché mi piace. Ecco, allora cercate il piacere nella cercate il piacere nella musica. Certo. Buonanotte da Verrone. Formichella. Buonanotte a tutti e un bacio anche da qualcuno, se questo video verrà visto da qualcuno a cui noi vogliamo bene, gli mandiamo un bacio. Ma noi in realtà siamo talmente generosi che lo mandiamo pure a quelli che non ci vogliono bene. Buonanotte e un bacio a tutti. Okay, ciao. Ciao.